Ben trovati con Art Life. Questa sera siamo al Teatro dei Satiri in pieno centro storico per conoscere un artista che viene dal sud però vive al nord. Lui si chiama Marco Bazzoni, in arte conosciuto anche come Baz, amatissimo dai giovani ma anche dai più grandi, e sarà qui a Roma in questo teatro dal 13 al 24 marzo, quindi venite perché vi facciamo conoscere e raccontare da lui quello che succede su questo palco proprio a pochi secondi dall'entrata in scena. Eccoci qui quindi con Marco Bazzoni direttamente da Roma. Sei qui di nuovo, da questa volta con questa nuova scommessa, uno spettacolo fino al 24, Revolution. Siamo pronti. C'è la rivoluzione. Con la S. Perché rivoluzioni. Sono tante rivoluzioni, cioè. Di che tipo? Mie, perché è completamente nuovo lo spettacolo. E infatti questa che vedete la possiamo farla vedere? Certo, qua? Certo, apriamo il libro magico. Questo è il libro, scenografia dello spettacolo, guardate. E questo lo porto nello zainetto ogni teatro in cui andiamo e poi dopo. E poi cosa succede durante questo spettacolo? Perché io so che tu sei un tuttofare in realtà, non è che soltanto attore oppure solo cantante oppure solo autore di questi testi dello spettacolo, quindi alla fine... Sono una soubrette completa, diciamo. Tacco 9, 10 e mezzo, tacco 11 e 3 quarti, 12 pi greco, 14 di braccio, 15, 18, tacco 15, 18, tacco da guerra, tacco che serve per sollevare il gluteo. Settimana scorsa sono uscito con una che va al tacco 19 e salita in macchina ha messo il culo su poggia testa. Io non ho messo proprio niente fino al momento della retromarcia. Uno spettacolo di arte molto varia, con quindi monologhi, la chitarra che è messa lì dietro, ci sarà una parodia del musical, ci sarà anche una parte molto seria. Non sì. È vero. E poi dopo, già mi stavo preoccupando. Sicuramente Baz, poi il ospite, il fantastico cantante Gianniciano, che ormai ha deciso di deliziarmi con la sua presenza ad ogni spettacolo. Le bombe, no, io la prego, presidente, non faccia male a quella gente, verso la pace si diriga, non bombardi quella diga, ma pensi alla fuga, pensi alla fuga, ritiri le truppe, faccia in fretta, è meglio la fuga. Con tutte queste anime che ti compongono, qual è quella che predomina sulle altre? Perché poi alla fine un po' è così, quando ci sono degli artisti che sono un po' poliedrici, c'è qualcosa che predomina di più? Credo io, me stesso come Marco, perché di tutti i personaggi credo di essere quello un po' più cretino di tutti, se vogliamo. Clarenza, rimani pure nelle tue stanze tutto il tempo che vuoi, Clarenza, e di pure a tua sorella Erminia di farsi avanti. Tra tutte le altre arti che tu porti sul palco, forse il teatro è quello che ti senti più tuo? Sì, perché a teatro non ho nessuno che mi dice di non fare le cose, quindi faccio tutto quello che voglio io. Anche perché sei autore dei tuoi testi insieme a Marzio Rossi. Autore e regista insieme a Marzio Rossi, che è l'unico che cerca di... Di tenerti un po' a bada, magari. Però le tue esperienze vanno ovviamente oltre il teatro, tra la televisione che ti conosciamo insomma da anni su Colorado, però anche il cinema e da poco anche un musical, da poco tempo un musical. Sì, il musical la stagione scorsa, Alice nel Paese delle Meraviglie, facevo il cappellaio matto ed è stato spunto per poi creare una parte di questo spettacolo, che insomma ci sarà questa presa in giro del musical. Perché due persone che stanno parlando ad un certo punto, senza un motivo apparente, dovrebbero mettersi a cantare. Non è così nella realtà. Mi passi il sale? Ti passo il sale, sì, il sale! Anche no! Poi c'è anche una bellissima applicazione che ti riguarda, che ha avuto più di 500.000... Io l'ho già scaricata, più di 500.000 download. Com'è possibile? Mini Buzz. Mini Buzz. È un buzz che vive dentro lo smartphone e poi ti dice che tempo fa, ti dice le battute, puoi giocare, insomma.
Senti, non sporca, non sporca. Non sporca e poi sicuramente può essere utile. Ma una cosa la dobbiamo chiedere, perché più o meno è una cosa che si chiedono anche gli altri molto e noi la riportiamo a te. Alla fine sei un personaggio, i tuoi personaggi anzi, sono quelli che seguono molto i ragazzi. Uh-huh. Come mai secondo te c'è questo riscontro sui giovani? Allora, c'è stata un po' la svolta quando ho fatto Buzz per le prime volte in televisione, perché nonostante non fosse per niente un personaggio scritto per i ragazzi e per i bambini, ha colpito moltissimo l'immaginario. Questa cosa mi ha portato fortuna, anche perché i bambini trascinavano all'inizio i genitori a teatro e poi alla fine erano i genitori che si divertivano più dei bambini. E questo, insomma. Però c'è da dire che tu per i ragazzi hai scritto un libro, quindi hai pensato anche a loro alla fine di tutta questa storia. Appunto per questo motivo qua, visto che non ho mai fatto niente fatto apposta per loro, ho scritto proprio un libro per ragazzi che si chiama School of Buzz. Bene, quindi noi insomma siamo anche noi un po' cresciuti, potremmo benissimo usufruire di questo libro, sono certa. Certo. Questo meraviglioso prodotto dalle sembianze umane possiede un nuovissimo software che gli permette di comunicare tramite un complesso sistema di sintetizzazione vocale. Buongiorno! Dotato di un lettore ottico posto sul petto, è in grado di riprodurre qualsiasi file musicale in ogni formato esistente. Sì, tutti quelli che uno... Godete la perfezione del suono. L'ultima domanda che qualcuno forse si starà chiedendo: questo spettacolo scopriremo se i capelli sono veri o è una parrucca? Vuoi tirare? Sì, dai, adesso lo faccio così, la chiusura mi sembra perfetta. Tutto. Secondo me sono veri, eh? Vedremo, vedremo. Venite a teatro. Grazie, Marco. Ciao. Ricordi che li vivo in tante cose. Posso? Sì. Chi non viene è una brutta persona. Volevo aggiungere questo. Esatto, io sono già qui, quindi sono salva.